Storie italiane. Il broccato magico. C'era una volta, molto tempo fa in Cina, una vecchia vedova con i suoi tre figli, Fan, Yi e Mei. La vedova tesseva broccati famosi per la loro bellezza, con stampe di fiori, uccelli e animali. Nessuno poteva eguagliare i suoi broccati e vendendoli manteneva i suoi tre figli. Ho finito per oggi. È meglio che faccia la spesa. Passeggiò per il mercato quando un'immagine attirò la sua attenzione. Un dipinto di una casa bianca circondata da campi verdi e da un rigoglioso giardino. Gli uccelli piumati volavano ovunque e accanto alla casa un fiume. Quanto è bello questo dipinto! Penso che lo comprerò. Comprò il quadro e corse a casa. Fan, Yi, Mei, venite qui e guardate cosa ho comprato. Spero tu abbia comprato quelle torte al miele, mamma. Scesero e videro il magnifico dipinto. Wow, è bellissimo! Non è vero, come vorrei che vivessimo in questo posto magnifico. Che sogni inutili! Mamma, hai preso quelle torte o no? Eccoli qui! Madre, perché non fai questo dipinto su un broccato? In questo modo sarà come se vivessimo già lì! Alla vedova piacque questa idea della dolce Mei. Quindi da quel giorno in poi la vedova si sedette al suo telaio per lavorare a questa singola creazione. Dopo un mese, Fan brontolò. Mamma, siamo stanchi di tagliare la legna per guadagnare tutti i soldi. Sì, mamma. Puoi smettere di fare quel broccato? Ci vuole un'eternità per finire. Mei, che era seduta con sua madre, li guardò infastidita. Va tutto bene, mamma. Mi prenderò io cura di tutto. E così andò da sola nella foresta a tagliare la legna per prendersi cura di tutta la famiglia. Iniziò persino a tessere dei broccati da vendere al mercato. Se solo sapessi tessere come la mamma, allora avrei guadagnato molto di più. La vedova bruciava rami di pino per far luce in modo da poter lavorare di notte. Il fumo le faceva lacrimare gli occhi e spesso si pungeva le dita, ma lei persisteva ancora. Passò un anno, poi un altro. Aveva tessuto il magnifico cielo azzurro e i fiori erano di un rosso brillante. Alla fine del terzo anno, il broccato era quasi finito. È quasi finito. Un solo punto finale. Proprio in quel momento, Mei aprì la porta ed entrò nella stanza. Oh, è quasi finito? È finito. Guarda com'è bello, mia cara. È incredibilmente adorabile, mamma. Fan e Yi vennero entrambi e sbirciarono dentro per vedere di cosa si trattava. Wow, è davvero adorabile, mamma. Questo ci darà una buona quantità di denaro per vivere per mesi. Mesi di dolci. Smettila di pensare a quelle cose stupide. Non lo venderò. Questo bellissimo pezzo è solo per noi. Ma mentre parlava, un forte vento soffiò nella loro casa, prese il broccato tra le sue braccia e lo fece volar fuori. Mei e sua madre lo inseguirono, ma il vento lo portò lontano sulle montagne orientali. La vedova andò a pregare i suoi figli di trovare il suo broccato. Per favore, miei cari figli, riportatemelo, perché senza di esso io morirò. I due la guardarono e capirono che aveva il cuore spezzato. Così decisero che il maggiore, Fan, sarebbe andato a recuperare il broccato. Partì e dopo un mese raggiunse un passo di montagna dove una vecchia sedeva con un cavallo di pietra accanto a una piccola casa. Ciao,
dove stai andando? Est. Le raccontò la storia del broccato di sua madre e poi si fermò quando gli occhi della vecchia cambiarono colore. Guardò in lontananza. Il broccato è stato portato a Saw Mountain. Le fate lo stanno copiando. Solo il mio cavallo può portarti lì, ma dovrai pulirlo. Solo allora prenderà vita e ti porterà a Saw Mountain. Questo è molto lavoro, ma lo farò. Devi passare attraverso Flame Mountain senza lamentarti del caldo o diverrai cenere. Poi arriva il mare ghiacciato. Durante la traversata non devi rabbrividire, altrimenti annegherai. Questo è troppo per un semplice broccato. La donna lo guardò attentamente ed estrasse un sacchetto di monete d'oro. Bene, allora puoi prendere quest'oro e dimenticare il viaggio. Lo prenderò. Prese volentieri la borsa e se ne andò con il fagotto. Mentre tornava a casa, iniziò a pensare alla vita che avrebbe potuto vivere se non avesse condiviso la ricchezza. Così partì per la città, da solo. Tornato a casa, la vedova attese tristemente. Non è tornato. Potresti per favore andare a prendere il broccato per me? La vedova iniziò a piangere amaramente e così Yi andò a cercare il broccato. Quando raggiunse il passo della montagna, trovò anche lui la vecchia, che gli raccontò la storia della montagna, delle fiamme e del mare gelido e come suo fratello anche lui prese l'oro e si diresse verso la città da solo. Quando un altro mese era passato senza alcun segno del broccato, Mei si mise a cercarlo. Anche lei si imbatté nella vecchia che le raccontò la storia. Iniziò subito a lavorare diligentemente al cavallo di pietra e presto divenne bellissimo. Mentre lo ammirava, il cavallo improvvisamente alzò i talloni e si animò. Ora sali, hai molta strada da fare. E così, in pochi istanti, stavano galoppando velocemente verso est. Quando raggiunsero la montagna fiammeggiante, il fuoco inghiottì Mei, ma lei corse attraverso il caldo furioso senza un solo grido. Quando raggiunse il mare, onde di ghiaccio si schiantarono sulla riva, ma lei e il cavallo si fecero strada senza mai rabbrividire. Sulla sponda opposta, vide un palazzo d'oro in cima alla montagna del sole. Andò su e dentro trovò molte bellissime fate che tessevano copie del broccato di sua madre. Scusate, sono venuta qui per riprendermi il broccato di mia madre. Posso averlo? Oh, cara, no, non puoi. Ma stasera finiremo e allora potrai portare con te il broccato di tua madre. Le fate le diedero un pasto delizioso e le diedero un comodo letto. Mentre l'alba si avvicinava, una delle fate guardò il suo broccato. Non era neanche lontanamente bello come quello della vedova. Decise che non poteva lasciare andare quel broccato e così ricamò una sua immagine nel broccato della vedova. All'alba, Mei si svegliò e vide il broccato davanti a lei e le fate scomparse. Tenendolo stretta, se ne andò, attraversando il mare gelido e la montagna di fuoco, e raggiunse la vecchia. Vieni qui, mia bellezza. Devi riposare dopo quel duro viaggio. Spruzzò un po' di polvere magica sul cavallo, che si trasformò di nuovo in pietra. Mei ringraziò la vecchia e tornò a casa. Quando vide Mei e il broccato, la vedova si alzò dal letto e guarì immediatamente. Insieme portarono il broccato fuori per guardarlo alla luce del sole. E mentre lo srotolavano, si levò una brezza profumata e il broccato crebbe fino a ricoprire tutta la terra. I fili di seta tremavano e l'immagine prese vita. Gli uccelli piumati sfrecciavano ovunque
gli animali pascolavano sull'erba verde brillante. La casa bianca era alta sul fianco della collina. Tutto era come l'aveva creato, tranne che in riva al fiume. C'era una bella ragazza. Questa era la fata che aveva tessuto la sua immagine nel broccato. Ciao! Vengo dal Palazzo del Sole. Il tuo broccato è così adorabile, ma per quanto ci abbia provato, non sono riuscita a copiarlo. E allora, perché non resti qui con me e impari? È il minimo che posso fare per quello che la tua magia ha fatto per noi. E così le tre rimasero insieme. La fata usò i suoi poteri e raccontò alla vedova di come i suoi figli l'avevano abbandonata per la loro avidità. Ah, non importa. La mia mei è tutto ciò di cui ho bisogno. La vedova invitò i suoi vicini a condividere l'abbondanza dei campi. Mei e la fata divennero presto ottime amiche e tutti vissero felici. Poi, un giorno, arrivarono due mendicanti da quella parte. Mei andò a chiedere loro se avevano bisogno di aiuto, ma quando li riconobbe, rimase scioccata. Cosa? Fan? Come osate tornare dopo averci lasciate? I due fratelli crollarono e la implorarono. Promisero che avrebbero fatto qualsiasi cosa per ottenere il perdono della madre. Aspetta, Mei. Lasciali fare come vogliono. Voi due andate a lavorare nei giardini, se vi dispiace davvero. Ma madre? Mei, sono i tuoi fratelli. Se sono davvero dispiaciuti, meritano il perdono. Così Fan e I lavorarono duramente per mostrare alla madre quanto si vergognassero e alla fine li accolse. Tornarono ad essere di nuovo una famiglia felice. L'avidità non deve mai farci dimenticare l'amore e la cura che gli altri ci hanno dato. Dobbiamo capire lo sforzo fatto e restituire sempre tutto l'amore preso.